Tant'è che dopo quella, secondo il professionista, ne ero proprio arrivato qua. Eri sente. Esatto. Sì, nero, bianco, là. Nero. Questo è sostanzialmente un giochetto, un po' traslato, però è giusto. Sto a posto. Blondo. Bianco, nero. Sì, quando ci sono le sequenze. Bianco. E adesso bianco e vissuto, facendo anche più quindi, e nero a tutto il muro qua fuori. Però scusa, secondo professionista la partita è pari. Questa però non è come si è svolta la partita. No, non è la partita. C'è tra l'altro un'altra possibilità. Questa è mossa di bianco, che è nero invece di fare a nero a sbattere. E secondo il professionista, in questo caso è più importante l'influenza bianca rispetto al territorio nell'angolo di nero. Allora, prima l'influenza di nero arrivava fino a qua, quella di bianco invece arriva fino a qui, come muro. È molto grosso. E anche se qui nero ha più punti di quelli che prima aveva bianco, però la valuta come superiore per bianco. Ma invece in partita è andata diversamente. Si è giunto davvero così. Perché bianco ha giocato bene. E allora sono successe un po' di cose. Nero esce subito e bianco continua a non volersi far incidere. Tra l'altro, come sapete, farsi giocare in testa un gruppo di due o di tre, sia da una parte che dall'altra, è sempre brutta forma. Per cui raramente accettabile farselo fare. Quindi si esce. Sì, la prima mossa però è di bianco, significa che l'angolo è vivo? È vivo. Deve soffrire quell'angolo. Perché bianco invece che fare quello che ha fatto prima, che deve stare lì, vuol dire. Sì, certo. Pensa di poter vivere perché. Se avesse letto che gioca lì e muore, infatti anche io l'avrei giocata lì in nero. Cioè, è impossibile. Ci sono tanti tagli, però. Allora, bianco può vivere giocando qua. Anche io mi chiedo, ma dopo questa dov'è il secondo occhio? Questo mi sembra brutto per fare il gioco. Eh no, perché poi la metto qua. Solo. Guardatevelo. Anche voi che guardate la telecamera, dalla telecamera, studiatevi il problema. Allora, però bianco non gioca qui. Perché, dice il professionista, se bianco giocasse lì, nero, allora nero ha giocato qua. Se bianco giocasse qui, nero sarebbe felice di giocare qua, e non va bene. Neanche per così 44 piste. Sono più di 4, sono tanti. Allora, bianco, quindi contrattacco e gioca qui. Allora, dice. Se nero dovesse rispondere qui, bianco giocherebbe qua. Che mi fa pensare che può vivere sul posto, perché adesso... Proviamo un attimo a risolvere quel problema. Se giocassi qua, che cavolo succede? Dove? Qui. Proviamo a risolverlo come l'ha detto lui. Così era, no? Come fa sempre a vivere? No, io non l'ho detto. Beh, prima direi fare questa. Perché lì? Ah, c'è un problema che adesso nero gioca questa mossa. Se nero gioca questa mossa. Se nero gioca questa mossa. Questa è una cavolata. Questa è una cavolata. Questa mossa qui mi chiude tutto. Chiude la possibilità.
No, a meno che non si gioca lì. No, sì. Esatto, così. È secchi. È secchi, è vero. Sì. La volpe alla zanca. Giusto. Figo. Ma lui dice che è vivo? Che è secchi? Più in secchi. Beh, in se sei secchi sei vivo comunque. Non te l'hanno catturato. Però quello era un angolo. Bravi, abbiamo fatto un passo in avanti. Allora, nero, adesso il bianco gioca questa, nero taglia di lì, bianco sale, bianco si appoggia, secondo il professionista mette su G, perché se nero dovesse giocare lì, bianco da fare doppia tana, bianco cattura, il bianco collega e bianco, sì, esattamente, è riuscito comunque a collegarsi e poi dopo ha tante mosse qua attorno in seguito per provare a distruggere questa zona caso il nero ci volesse fare del territorio. Esatto. Infatti nero ha giocato di più perché poi gioca di più. Cambia. Perché qui c'è un gioco qua. Malino vero, copre, beh, insomma, sta malino qui, si è detto che è vivo, no? Quattro libertà, quattro se gioca. Non è stato queste sono tre. Uno, quattro, fuori, contro tre. Allora, tanto che il nero adesso gioca qui, perché se bianco lo taglia, poi certo, è peggio. Adesso lo scende. Bianco scende per catturare. Nero viene qui e adesso piccolo Tesugi anche qui dove gioca a bianco perché bianco deve catturare quelle due pietre, no? Sì. Ma come lo si fa? Tre pietre, scusate. Ma come lo si fa? Ma come si fa? Cioè viene da pensare che bianco giochi qui o giochi qui, no? Però c'è di meglio. Che bisogna pensare anche alle mosse che si potranno fare in seguito. Mi spiego. Se bianco giocasse qui, nero potrebbe andare a Tari, poi bianco cattura, adesso non lo sto a rimuovere, nero non sta a difendere questa, perché se ne lascio un po', ma comunque qua ormai è sul territorio. Invece sarebbe bello per bianco riuscire a catturare quelle senza far sì che che nero possa giocare mosse sentite e chiudere. Ma se si gioca qui è ancora, ancora buono, no? No. Se giocasse qui o qui? No, no, lì no. Lì gli dai a fare il mono. Qui si gioca sotto, chiude e ancora tre. Va bene, andiamo subito a tre. Se poi scende, dopo vai a catturare. Adesso devo andare a catturare, comunque nero chiude un sente. Reale, e quindi non è cambiato niente. Sì, è cambiato di posto, diciamo. Non funziona. Allora, però scusate, qua è già chiuso una cosa che anziché chiudere qui, chiude qua. Sono due punti. Però guarda, a finale di partita non vale la pena farlo. La notizia buona è che abbiamo già visto che questa e questa non vanno bene. Questa neppure, gli incroci li abbiamo giocati almeno la metà di quelli su cui è sensato giocare. Per cui siamo a metà dell'opera. Ma mi sto chiedendo a questo punto se cioè, puoi giocare direttamente qua, giocare però, qua, però non è che guadagni, cioè più o meno lo stesso discorso. No? Beh, però questa ad esempio non è più sente, questa non è più sente. Sì. Confesso. Non è sente, che nero è può sente scendere. Perché se nero va qua è da Tari. No, ma lo è perché questo è sente.
una roba più fuori da casa. Sì, sì. È questa che semmai può funzionare in un certo senso. Perché qua non è uguale. Però rispetto a farsi chiudere in quell'altro modo. Ah no, non è sente perché poi su questa uno deve rispondere, se no viene in caricatura su quella. Comunque ora ci perdi di più, perché non può non rispondere, se no prende. E adesso comunque è vero che si fa chiudere, ma bianco l'altro lo fa. E quindi non deve più tornare a catturare quella. Mentre nell'altra soluzione a cui avevamo pensato, bianco finirà con questa forma, ma non c'era occhio, doveva tornare a catturare il mio. E quindi guarda come quindi alla fine nero non ha neanche interesse andare a giocare questa. Esatto. Questa è, temo che bianco a quella risponda, no? Però ma nero non, comunque esatto. Non ha interesse a giocarla, perché tanto non gli fa. No, ma anche massimo perché, gli fa qua. Esatto, ma anche perché poi può dare a tari, ma poi bianco cattura e non è mai semplice. Quindi è un sente, ma che poi diventa voce. Quindi di fatto bianco ha giocato quella che secondo il professionista sembra una mossa facile da vedere, ma in partita non lo è per niente. E nero va a giocare qui e poi a bianco rimane questo fine gioco. E comunque sono punti. Esatto. Che so comunque. Però adesso è stato chiuso. No, non ancora. No, 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 ah sì, adesso ci ha giocato. E vabbè, non si può avere tutto. Però ho avuto questo in cambio. Per quale sono? Sono 6 punti. Sono comunque punti. Sì, beh, sono 6 più di 6. Pensa che qui c'erano delle pietre nere e qui nero non l'ha fatto più.